Ebbene, apriamo oggi il nostro TG parlando di lavori dimenticati. Rivive a Terlizzi l'antica tradizione della ceramica in alcune botteghe dove ancora sono conservate le vecchie fornaci del 1700. Giovanni Di Benedetto è andato per noi a visitarle. Vediamo. Forse non sarà il primo mestiere inventato dall'uomo, certamente però l'argilla è il materiale che l'uomo ha conosciuto prima di tutti gli altri. Gli addetti ai lavori dicono che è creativa perché è facilmente modellabile. Ci crediamo sulla parola, convinti però che questa è una regola che non vale per tutti, perché solo le mani esperte di un maestro possono dare vita a forme diverse e così uniche. A Terlizzi nel Barese c'è un passato che ritorna e in una piccola bottega rivive l'antica arte della ceramica, quella che veniva realizzata nelle vecchie fornaci del Settecento, che ormai non si utilizzano più, ma che qui sono state salvate e sono pronte ad entrare nuovamente in funzione. Noi abbiamo incontrato un giovane ceramista che lavora ancora sul tornio. Umberto Saldarelli è uno degli ultimi custodi di una tradizione che rischia di scomparire per sempre. Oggi essere un ceramista significa avere tanta passione, tanta voglia di mettersi in discussione, tanto sacrificio, perché comunque è un lavoro molto lungo, ci sono tante fasi e tanta voglia di mettersi in gioco anche perché per cercare di rinnovare la tradizione. A Terlizzi ci credono, per loro l'argilla è testimone delle storie dell'uomo, ma anche veicolo di promozione di una regione crocevia di culture. Tradizione che si deve rinnovare, si sentirebbe di consigliare ai giovani di intraprendere un mestiere come questo? Ma sì, sicuramente sì. Uno, perché secondo me si sta perdendo proprio un po' il valore dell'artigianato, il significato proprio della manualità. Insomma, siamo in un'era ipertecnologica, no? Per cui secondo me salvaguardare e preservare questi lavori, non solo il mio nel caso specifico, ma tutti i lavori artigianali, proprio un'esigenza odierna, perché ti permette di stare in contatto con la materia, di metterci le mani, cioè quelle cose di cui è fatto l'uomo. Dalla tradizione alla innovazione, a Terlizzi è in piedi da tempo un progetto che si affida alla sperimentazione attraverso l'operato di una rete di artisti contemporanei appassionati delle dinamiche della terracotta. Queste sono opere che danno l'idea delle tante declinazioni dell'argilla, e quello di Paolo De Santoli è un progetto che vuole avvicinare i giovani alla tradizione della ceramica, forma d'arte capace ancora di dare emozioni. Più ci lavori, più ti appassioni, più nascono dei bisogni diversi, più nasce questa lotta continua con la materia, che è importantissimo, è una dominazione che avviene fra l'artista e la materia. L'artista deve domare la materia.